Ciao a tutti amici collezionisti e non solo, benvenuti in questo video di Ce l'ho mi manca, in cui andremo ad attaccare queste figurine che ho aperto nell'unboxing di Natale, quel mega spacchettamento con 50 bustine tutte diverse e varie edizioni dei calciatori Panini. Ci sono edizioni 2004-2005 fino ad arrivare a queste più recenti, FIFA 365-2018, Arena XL, quindi non perdetevi quel video, che ve lo allegherò a questo video cliccando sulla I di informazioni qui in alto a destra del vostro telefonino, del vostro computer, cliccate e lì troverete il video corrispondente allo spacchettamento di Natale. Adesso andiamo ad attaccare queste figurine qui, in cui ho trovato anche uno scudetto, che è lo scudetto del Bologna, che come sapete sono rari, principalmente si trovano nelle bustine gol e ce n'è uno soltanto. Trovandolo nelle bustine normali è molto più raro e difficile. Adesso andiamo subito ad attaccare le nostre figurine. La prima figurina è quella dell'Atalanta, che è la numero 18, che è Nicolas Sas ed è doppione. Bene, abbiamo iniziato benissimo, direi. 48, che è Nicolas Viola del Benevento. Mi manca. E lo attacchiamo. Poi 61, che è lo scudetto del Bologna, mi manca, anche perché, come ho detto prima, è difficile trovare gli scudetti, quindi adesso abbiamo appena iniziato la collezione e sicuramente mi mancava. Allora, poi troviamo col 112 del Cagliari, Pavoletti, che mi manca qui sotto. Leonardo Pavoletti. Poi l'altro anno a gennaio è stato acquistato dal Napoli, adesso al Cagliari. Se non sbaglio in prestito, non è stato ceduto. Poi del Verona, del Chievo Verona, scusate, abbiamo Cesar col 119, che mi manca. Poi qui, Cesar l'abbiamo attaccato. Poi abbiamo il 135, che è Garitano, anche questo mi manca qui sotto. Poi abbiamo 166, che è Budimir del Crotone, anche questa mi manca, anche perché vorrei vedere, stiamo iniziando l'album adesso, anche se già ho 4 o 5 doppioni con quello che ho trovato oggi. 187, ecco qua. Poi abbiamo 199, che è la curva della Fiorentina. Oh, Fiorentina. E anche questa la abbiamo attaccata. E come al solito la curva, come vedete, si va a omologare con il disegno, la figurina col disegno che sta sulla pagina della curva della Fiorentina. Poi abbiamo 235 dell'Hellas Verona. Mi manca, che è Marco Silvestri. Poi abbiamo 245 Valoti.
Poi 297, passiamo alla Juventus. Abbiamo trovato Sturaro. E abbiamo trovato Cuadrado col 303, che mi manca anche lui qui sotto. Inconfondibile la sagoma con questi capelli. Poi abbiamo una figurina del Napoli, 387. Del Napoli di cui abbiamo fatto anche la prediction con le figurine, il video vi è molto piaciuto e sono contento, in cui avevamo predetto che il Napoli avrebbe vinto 2-0 contro la Sampdoria. La partita è finita 3-2, comunque sia, la vittoria del Napoli l'abbiamo presa, non proprio il risultato preciso, però il Napoli è riuscito a vincere, quindi ha portato fortuna al Napoli. E anche quello è un video che, se ve lo siete perso, vi consiglio di andarvelo a vedere. Lo trovate nella mia playlist di calciatori 2017-2018 e potete scrivere sotto della prossima giornata quale partita volete vedere alla prediction, in modo che io possa fare il video per la prossima settimana, preparare il video per la prossima settimana e poter avere la previsione di un'altra partita. Lorenzo Insigne, eccolo qui, 392 del Napoli mi manca. Poi abbiamo trovato 400, qui intanto c'è la Roma, eccola qui, bella sta pagina, eh? Guardate i colori giallo, rosso, qua tu non innamorato, innamorato, io sono innamorato della Roma. E vabbè, qui c'è il mitico Florenzi, qua sotto c'è sta pure Totti. Ok, andiamo avanti, 442 Ricky Alvarez della Samp ex Inter. Poi abbiamo trovato il mister della Spal che è Leonardo Semplici col 506. Che mi manca. Poi del Toro 510 troviamo la maglietta. Io preferivo le magliette quelle stoffate, vi dico la verità. Queste non sono brutte, però quelle secondo me erano spettacolari, quelle magliette lì. Ok, poi abbiamo la 525 che è Baselli del Torino. Poi troviamo la figurina C5, quella del film del campionato, perché come ho detto già in altri video, queste prime 5 figurine dalla C1 alla C5 si trovano nei pacchetti normali, poi le altre le dobbiamo acquistare con le riviste. Qui c'è la Roma, record di 12 vittorie consecutive fuori casa. Eccola qua. E poi passiamo ad attaccare la Serie B. Qui poi ci vanno gli aggiornamenti del calciomercato, che quest'anno saranno in un team box. Allora, 575 abbiamo Kresic nell'Avellino.
Poi abbiamo Emanuele Sauer, sempre dell'Avellino. E poi Rizzato. Poi abbiamo tre giocatori del Cittadella. Abbiamo Manuel Iori, Andrea Schienetti e Simone Pasa. Abbiamo tre giocatori del Parma Calcio 669. Che mi mancano tutti e tre, è normale, mancano tutti e tre. Baraglie, poi abbiamo Emanuele Calaiò e Fabio Ceravolo. Poi 677 del Perugia, Han Kang Song, calciatore, dovrebbe essere coreano. Poi abbiamo Di Carmine e poi Alberto Cerri. Vabbè, c'è il Pescara del mitico Zeman. 715 sono gli scudetti di Venezia. Venezia e Entella ce l'ho tutti e due. Oh, lo scudetto l'ho trovato. Due scudetti ho attaccato. Questo è quello del Bologna. Uno è doppio, è incredibile, ragazzi. Va bene. Ok, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando con i like. Se volete condividete il video anche sui social. Ci vediamo prossimamente con i prossimi video. Ciao a tutti.